Chissà dove vanno a finire i morti ammazzati. Se stanno tutti insieme. Chissà come se la raccontano i morti ammazzati. Forse è come in galera, quando si chiedono tu perché stai qua? E allora quell'attacco racconta. All'inizio era come un formicolio, quasi insolletico. Mi veniva pure un po' di ritarella. Come ai bambini quando gli mozzica la panzetta, che fanno qua risatina piena piena. Mi sono girato un momento e quel momento è durato una vita. Ho visto la folla, il corteo, la massa, la memoria. Ho visto i corpi incanalati sulla via. Ho visto i piedi nelle scarpe che facevano passi da nano, uno dietro l'altro, con lentezza, con geometria, senza pestarsi. Via Galeazzo Alessi si sale, inizia la scalata. La Certosa è in collina. Però mi sembrava diversa la Certosa. C'aveva un'altra vita. È sempre stato un mondo a sé la Certosa, che quando finisce ricomincia da capo, come se fosse piatta. Tutti mi guardavano, ma era come se non mi vedessero. Non capivo che stava succedendo. Chi era tutta quella gente? Che corteo era? Una manifestazione? Una processione? Un funerale? In alcuni momenti c'avevo dei vuoti. C'erano tutti. Ma perché non mi avevano detto nulla? Sarei andato con loro come sempre. Giuro che sembrava non toccassero terra i piedi miei. Io che ero sempre stato uno con i piedi per terra. A me che la testa me la dovevi tenere fra le mani per capire i pensieri. E stretta la dovevi tenere. Altrimenti ti facevi male da quanto era dura. Mi muovevo con l'effetto. Come una palla calciata bene. Calciata col dorso del piede, de destro. Come una palla calciata da Di Bartolomeo. Fui palla per un istante. L'istante giusto per ritrovarmi alla testa del corteo. E in testa, vicino all'amice, ai fratelli e a mia madre, sotto il primo ombrello, vidi una figura minuta. Aspetta, mo' te la sto a far facile. Dico minuta perché fisicamente era minuta. Ma che me possi ammazzare, non era minuta manco per niente. Sotto quell'ombrello c'era il segretario. Ma tu hai capito, il segretario camminava dritto, la testa poggiata da lato. Su quel corpicino magro, smunto, un po' come il tuo. Giuro che Berlinguer così non l'avevo mai visto. Ma poi Berlinguer era la Certosa. E allora di sicuro qualcuno c'era rimasto. Eh sì, doveva essere un funerale. Lo sguardo certe volte è sordo. Come l'udito sa essere cieco. E mi faceva impazzire non riuscire a mettere i piedi a terra. Te lo ricordi all'inizio che c'avevo quel friccicorino al petto? Come il solito fatto ai bambini. Pensa che se un cane se lo mangia un bambino, quello ride. I primi secondi il bambino pensa che sia un gioco e ride, ma poi il cane se lo mangia. Così l'ho capito del funerale. Ero l'unico a non esserci, l'unico a non camminare insieme all'altri. Certo, ero il privilegiato, ero io il festeggiato. Me l'ho sentito come quella balena che è morta a Ostia. Che mi hanno detto che le balene non muoiono perché non stanno in acqua, ma perché il peso gli schiaccia i polmoni. Hai capito mo' il friccicolino al petto? A me i polmoni mi avevano bucati. Ah, oia, ritarella. Oh, ma te stai annoiando? Svegliate, ste. Stefano! Svegliate che tanto sei morto pure te. Ancora non te fai capace? Tranquillo, te lo dico io come devi fare. C'è star metodo. Per capire se sei morto, prova a darti tu pizzichi.